Una delegazione dei 105 corsisti che da poco hanno terminato il progetto di inclusione della regione Calabria, che li ha visti coinvolti in corsi di formazione, sono recati in protesta di fronte alla sede del comune di Longobucco, minacciando di buttarsi nel vuoto. Alla base della contestazione ci sarebbe il mancato pagamento di 3 dei 6 mesi dei corsi e la proroga di ulteriori 6 mesi di tirocinio formativo, che dopo le promesse non ha ancora avuto il via libera, nonostante l'approvazione a novembre scorso. Giunti sul posto anche le forze dell'ordine della zona e gli amministratori comunali che hanno tentato di placare gli animi. Anche se i protestanti hanno minacciato di restare sul posto ad oltranza finché non avranno risposte certe dalle istituzioni. Siamo qui davanti al comune di Longobucco: ci sono un bel po' di persone, oppure che non si vedono, per i nostri diritti, perché non ci pagano dal mese di luglio e poi le promesse che hanno fatto non sono realtà. Le promesse che ci mandano a lavorare in altri sei mesi non è realtà. Quindi vogliamo una risposta sicura, vogliamo che il prefetto arrivi qua a Longobucco, vogliamo che la legge arrivi qua a Longobucco, vogliamo che l'esercito arrivi qua a Longobucco. Stop, non ho niente più da dire.